Insediamento oggi a Favara di sindaco e amministrazione comunale. Dopo la prima riunione di giunta, Rosario Mancanella ha assegnato le deleghe ai sei assessori che subito dopo hanno prestato giuramento. 2 mesi dopo l'insediamento del commissario straordinario Marcello Cascino, il palazzo municipale di Piazza Cavour torna ad avere presente una giunta per il governo cittadino. La squadra designata dal sindaco Rosario Mancanella, già in fase di campagna elettorale, è così composta. Angelo Messinese, 38 anni, dirigente incaricato presso la Regione Sicilia, è sposato e padre di Lissandra di 15 mesi. Attivo in politica fin dagli anni della scuola, eletto consigliere comunale nelle due passate legislature, Messinese è espressione in giunta dell'MPA. Alla carica di vice sindaco aggiunge anche le deleghe assessoriali alle politiche giovanili, sport, turismo e spettacoli, autoparco, rapporti con il consiglio comunale, polizia municipale, viabilità e traffico. La dottoressa Carmen Virone, 32 anni, commercialista, sposata e mamma di Filippo e Aurora, attiva in politica dal 2005, rappresenta in giunta la lista civica per Favara del dottor Salvatore Montaperto. A lei invece il sindaco ha riservato le deleghe alle politiche sociali e per la famiglia, rapporti con le associazioni di volontariato, con le consulte pastorali e con la comunità ecclesiale. Terzo esponente dell'esecutivo favarese è l'agronomo e insegnante Calogero Carlino, 51 anni, sposato e papà di Maria Grazia. Carlino, che si occupa di politica da circa 3 anni, rappresenta la lista civica Favara Futura del dottor Gaetano Nobile. Per lui le deleghe assegnate riguardano cultura, scambi socioculturali nazionali ed internazionali, formazione, biblioteche comunali, ambiente, ville, giardini e protezione civile. All'architetto 41enne del PDL Enzo Biancucci, consigliere comunale uscente, invece, vanno gli assessorati all'urbanistica, lavori pubblici, edilizia pubblica e privata, politiche comunitarie, pianificazione strategica, politiche di sviluppo locali, manutenzione stradale e demaniali e toponomastica. La seconda donna in giunta è Marilì Chiapparo, espressione di Forza del Sud e Primavera Favarese. Chiapparo, laureata in giurisprudenza, è direttore amministrativo presso un istituto scolastico agrigentino. È sposata e mamma di Alessia ed Emanuele, ex assessore nel 2006 della giunta Airò. A Chiapparo le deleghe agli affari legali, bilancio e finanze, tributo, patrimonio, contenzioso, economato, politiche finanziarie, pubblica istruzione, beni culturali, pari opportunità, politiche energetiche, tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Di sanità e igiene, sicurezza territorio, attività produttive ed economiche, servizi cimiteriali, trasporti, sportello unico, attività produttive, servizi idrici, emigrazione ed immigrazione, si occuperà infine il dottor Giovanni Alaimo, espressione in giunta, del PID, medico di professione, sposato, padre di Eugenio e Edoardo. È attivo in politica da circa 10 anni, in passato si è seduto anche tra i banchi di Aula Giglia come consigliere provinciale. Una squadra di persone qualificate che sicuramente sapranno guidare il cambiamento. Il sindaco Manganella ha lasciato per sé le importanti deleghe al personale e centro storico. Sindaco, la delibera numero 1 è andata in archivio, adesso non ci sono più scusanti, si inizia a lavorare. Sì, ma per la verità abbiamo già iniziato da 2 giorni a questa parte, dal momento in cui mi sono insediato nella mia carica di sindaco. Così, tanto per dare dei numeri. Visto che siamo in televisione, ogni tanto fa pure bene ricordare, nelle ultime 48 ore credo di aver lavorato per almeno, non meno di 36 ore nei 2 giorni, perché abbiamo avuto tantissimi impegni, una serie di adempimenti formali che abbiamo compiuto. Soprattutto abbiamo incominciato a dare la netta sensazione di una svolta con la pulizia delle due principali piazze della città di Favara, che tra l'altro hanno l'onore di ospitare i locali di Palazzo di Città, sia quella di Piazza Cavour che quella di Piazza Don Giustino. Quindi siamo al lavoro, fortemente impegnati, siamo motivati fino al massimo del nostro impegno e quindi diciamo che chi ben comincia a metà dell'opera, speriamo con l'aiuto anche della cittadinanza di Favara di poter continuare a lavorare sempre nell'esclusivo interesse della nostra comunità. Intanto è stato convocato per il prossimo 29 giugno il Consiglio Comunale per l'insediamento della nuova assise. La riunione è stata indetta dal Presidente uscente Luca Gargano alle ore 10. 7 i punti all'ordine del giorno: giuramento, convalida ed eventuale surroga dei consiglieri comunali, esame eventuale ipotesi di incompatibilità dei consiglieri comunali,
Terzo punto, giuramento del sindaco neoeletto. Quarto, elezioni del presidente del consiglio comunale. Quinto, elezioni del vicepresidente del consiglio comunale. Sesto, costituzione della commissione elettorale comunale. Ed infine, strutturazione commissioni consigliari permanenti e approvazione.